le taglie dei più grandi pirati del mondo. Da qualche anno le nuove taglie di One Piece surpassano numeri veramente enormi, che io non avrei mai potuto immaginare all'inizio di questa avventura. Oggi con me scoprirete o riscoprirete tutte le taglie che fanno la reputazione di pirati più grandi di questo mondo, oltrepassando il miliardo. Se il video vi piace, mettete mi piace e iscrivetevi al canale per non perdervi altri video simili. Detto ciò, iniziamo! Ecco il primo pirata a svelarci la sua tea da un miliardo di berry. Non è altro che Jack, una delle tre calamità di Kaido, introdotto su Zou per gli orrori commessi ai Minks. È conosciuto per essere una persona brutale e sanguinario, e questa reputazione non mente, poiché ce ne ha dato prova contro i Minks non esitando a distruggere il loro paese. Jack merita ampiamente la sua taglia, nonostante le piccole sconfitte subite. Non dimentichiamo che ha attaccato quattro navi della marina, riuscendo ad abbatterne due, nonostante fossero custoditi da Sengoku, Zuru e Fujitora. È sopravvissuto all'attacco di un elefante di 35 km di altezza. Ha combattuto per 5 giorni e notti contro i Nuarashi e Nekomamushi, resistente a immagine di Kaido che sembra quasi immortale e imbattibile. Passiamo adesso al nostro caro Katakuri. Potrebbe essere difficile da immaginare, ma in effetti il più potente comandante di Big Mom ha una taglia di 54 milioni superiori di quella della più bassa delle calamità di Kaido, cioè 1 miliardo e 57 milioni di berry. È la taglia di uno dei più grandi avversari con cui Luffy si è battuto. Katakuri non ha mai avuto una reputazione di selvaggio o di un mostro che uccide donne e bambini. Certo, è lontano dall'essere un bambino di cuore, ma non è un essere sanguinario. La sua taglia, che non è alta in confronto agli altri di questo video, dimostra il pericolo che rappresenta in quanto combattente. Queen, la seconda calamita di Kaido ad averci svelato la sua taglia. Queen possiede una forza e una resistenza abbastanza alta da permettergli di resistere a un colpo di Big Mom. Suo Zoan antico, il Brachiosauro, di certo gli è stato molto di aiuto, poiché questa categoria di frutto del diavolo è conosciuta per la sua resistenza e la sua capacità di rigenerazione che sembra infinito. Possiede anche altre capacità concessogli attraverso i suoi studi avanzati della scienza, rendendolo meta uomo, metà dinosauro e metà cyborg. La sua taglia, in confronto ai primi due, è molto lontana dall'essere uguale, poiché raggiunge la somma di 1 miliardo e 320 milioni di berry. E anche se sembra enorme, li merita, poiché le malattie che Queen ha creato sono di un'efficacia raramente visti in One Piece. Queen è un vero pericolo, sommato al suo passato legato a Vegapunk e a George V. Smoke, e alle sue conoscenze scientifiche, fanno di lui una persona da battere per il governo mondiale. Marco la Fenice è uno dei comandanti di Yonko più straordinari, presentatoci fin dall'inizio della storia. Lontano dall'essere una minaccia per il governo mondiale e dei cittadini del mondo, comandante della prima flotta del defunto Barba Bianca, possiede comunque una taglia più alta per un pirata non essendo considerato come un imperatore. 1 miliardo e 374 milioni di berry. Essi, se non ne eravate a conoscenza, la sua taglia ci è stato svelato 2 mesi fa, nella Vivre Card che gli è stato destinato. È molto più interessante di Queen, poiché Queen rappresenta un vero pericolo per il governo mondiale, dunque c'erano motivazioni per averne paura. Dunque non è molto per la sua potenza, ma per il male che potrebbe disperdere. Marco invece è temuto della marina per la sua forza e per l'aspetto mitico del suo Zoan, che deve essere di un valore inestimabile. Il nostro amico ha comunque un mood alla Mugiwara nei fine dei conti. Non era un pirata, ma un viaggiatore dei mari, anche perché si vede sull'isola di Sphinx Island, dove si prende cura di tutti gli abitanti, a immagine di Barba Bianca. E dunque è impossibile che la sua taglia sia aumentata per il male causato ai civili. E il suo potenziale ci ha svelato Onigashima, occupando King e Queen. Parlando del lupo, abbiamo subito dopo la terza calamità di Kaido, King, e i suoi discorsi molto di qualità. Il suo doppiatore sarà molto al top, perché pagato per questo, io sono sempre disponibile da Toei. Comunque, King non ha bisogno di parlare per dimostrare la sua autorità, anche perché è il fedele braccio destro di Kaido. King possiede il Zoan dell'Opteradodonte, conferendogli una velocità supersonica, consentendogli con un colpo di rovesciare la nave di Big Mom che fa minimo 500 metri di altezza. Come Marco, la sua taglia ci è stata svelata molto recentemente e dunque molti di voi la conosceranno molto probabilmente. Solo 16 milioni di berry lo distanziano dalla Fenice, dunque 1 miliardo 390 milioni di berry.
Però non sappiamo ancora se si tratta di un pazzo psicopatico come Quinn o è abbastanza equilibrato e minacciante alla Katakuri. A differenza degli altri due, non ha dimostrato un interesse per la distruzione e dunque sembra che la sua taglia si basi unicamente sulla sua forza. Però all'ultimo capitolo notiamo che possa diventare un psicopatico appena si cerca di svelare il suo vero volto. King fa parte di quei vice capitani che non prendono niente alla leggera. Ben Beckman, Riley, Katakuri, Marco, Ronan Azzoro, il nostro prossimo giovane imperatore. Sono tutte persone che supportano il loro equipaggio, il loro capitano, fino all'ultimo respiro. Finendo con loro passiamo ai più grandi pirati che il mare abbia mai portato. Mugiwara no Luffy, considerato contro la sua volontà come il quinto imperatore, dopo gli avvenimenti di Whole Cake Island, ci svelò la più grande taglia di One Piece a suo tempo. Luffy è certamente colui che si avvicina di più al titolo di re dei pirati tra i suoi rivali. Solo ai suoi 19 anni possiede già una flotta composta da 5.000 uomini e solo con 2 anni di avventura ha già dichiarato guerra al governo mondiale e agli imperatori. Possedendo un frutto ricercato dal governo mondiale e appartenente a una famiglia i cui membri sono leggende, e ovviamente anche la sua potenza, fanno di lui il pirata ricercato con una ricompensa di 1 miliardo e 500 milioni di berry, essendo riconosciuto come responsabile della rovina di altri parti. E sarà con la sconfitta di Kaido che il governo mondiale giustificherà l'esplosione della sua taglia dopo Wano Kuni. E non sarà con 1 miliardo, ma con numerosi miliardi che vedrà la sua taglia aumentare. Marshall D. Teach è il primo uomo in One Piece ad aver preso il posto di uno dei 4 imperatori uccidendone uno. Nello stesso anno è passato da una persona sconosciuta a Shichibunkai e poi per essere considerato più potenti uomini di questo mondo. Tutto ciò che egli intraprende gli riesce con un successo immediato e inevitabile ed è l'unico ad aver ricevuto un grande aumento della sua taglia, passando da 0 berry a 2 miliardi e 247 milioni e 600 mila berry per catturare l'uomo possedendo i 2 frutti del diavolo più potenti al mondo, una somma molto alta, giustificata dalla sua alta pericolosità, colui che sarà all'origine del caos ancora mai visto. Possedendo una ciurma composta dai peggiori banditi di Pearl Down e con loro frutti del diavolo, la sua ciurma caccia e accumula. Shanks il Rosso è il prossimo tra imperatori, con i suoi 4 miliardi 48 milioni e 900 mila berry. Poco più di 39 anni e con una mentalità più o meno pacifica, Shanks è uno dei 3 pirati con una taglia così alta, solo essendo un Yonko da 6 Questa anni. Somma dunque spiega la paura del governo nei suoi confronti e come egli possa sbarcare sulla Terra Santa e prendere un caffè con il Gorosei. Shanks è pericoloso per l'equilibrio del mondo, poiché le rivelazioni che potrebbe fare sono di certo legate al tabù che il governo mondiale cerca di nascondere, e non possiamo nemmeno sottovalutare la potenza del suo equipaggio e il suo. Eccoci alla top 4 dettagli, ed è Charlotte Lynn che apre le danze. Qui abbiamo il primo Yonko, la cui vita ci è stata svelata e alla quale è stato dedicato un arco intero. Capace di distruggere un paese per degli ingredienti per le torte, prendere le speranze di vita dei suoi subordinati per alimentare i suoi homies, di uccidere suo figlio, niente la ferma. La cosa più interessante è la sua linea di comunicazione in tutto il mondo, poiché tutte le informazioni che desidera sembra poterle ottenere tutte. E chissà, potrebbe anche svelarci la madre di Ruffy. Boh. Comunque, la più grande e potente donna del mondo possiede pure la seconda taglia più alta attiva con i suoi 4 miliardi e 388 milioni di berry. Solo a 10 anni possedeva già una taglia da 500 milioni di berry, piuttosto sottovalutata per tutte le sue umiliazioni subite. Però bisogna temere una ragazza che abbatte un gigante con un colpo. Kaido dalle 100 bestie. Mostro introdotto come imbattibile, invincibile e praticamente immortale, è uno degli imperatori con la taglia più alta in One Piece, 4 miliardi e 611 milioni e 10.000 berry, per l'uomo che vuole distruggere il mondo. E numerose sono le ragioni per cui il governo ha messo una taglia così alta sulla sua testa. Il suo equipaggio è uno dei più terrificanti, i cui comandanti hanno complessivamente una taglia da 3 miliardi e 610 milioni di berry. Molti del suo equipaggio posseggono dei smile, incrementando la loro potenza, e perfino lui possiede un frutto del diavolo mitico abbastanza interessante per Vegapunk da volerlo duplicare. Eppure le armi prodotti a Wano. Kaido è capace di tutto e non ha paura di nessuno. Agli ultimi 2 posti abbiamo i 2 pirati considerati più potenti, escluso Xebec, le quali taglie ci sono state svelate. Siamo da Edward Newgate, considerato da molti come il pirata più potente e che 2 anni fa
fu il più grande avversario ad aver affrontato la Marina. Un punto tale che la Marina ha avuto bisogno della presenza di tre ammirai e dei Shichibukai. Era il rivale di Goldie Roger, indebolito dalla malattia, ed era possessore del potente paramice del mondo, e per questi motivi possedeva un'altra da 5 miliardi e 46 milioni di berry, per un uomo che non ha mai realmente causato problemi ai civili, e dunque la sua taglia riflette solamente la sua forza. Ci siamo finalmente, l'uomo con la taglia più alta di One Piece, il minimo per un uomo considerato come il re dei pirati, Goldie Roger. La sua vita da pirata è diventato leggenda, con la nuova era che lanciò alla sua morte, essendo all'origine della storia di quest'opera di Eiichiro Oda, 5 miliardi, 537 milioni e 800 mila berry, per colui che ha appreso tutto sul segreto di questo mondo. Per quel che ne sappiamo non possiede frutti, e non ha mai attaccato civili, e non è nemmeno un'inclinazione per il caos e la distruzione. Quest'uomo aveva la taglia più alta solo per le conoscenze che lui possiede e della sua immensa forza. Eccoci giunti alla fine di questo video, spero vi sarà piaciuto e come detto all'inizio mettete mi piace e iscrivetevi. Grazie mille a voi tutti. Hasta la vista!